Volevo augurare a tutti un sereno Natale 2018 e un buon anno nuovo 2019. Con questo racconto di Luigi Pirandello, Sogno di Natale. Sentivo da un pezzo, sul capo inchinato tra le braccia, come l'impressione di una mano lieve. Un atto tra di carezza e di protezione, ma l'anima mia era lontana, errante per i luoghi veduti fin dalla fanciullezza, dei quali mi ispirava ancor dentro il sentimento, non tanto però che bastasse al bisogno che provavo di rivivere, forse anche per un minuto, la vita come immaginavo si dovesse in quel punto svolgere in essi. Era festa dovunque, in ogni chiesa, in ogni casa, intorno al ceppo, lassù, innanzi a un presepe, laggiù. Noti volti tra ignoti, riuniti in lieta cena. Erano canti sacri, suoni di zampogne, gridi di fanciulli esultanti, contese di giocatori. E le vie della città, grandi e piccole, dei villaggi, dei borghi alpestri o marini, erano deserte nella rigida notte. E mi pareva di andare frettoloso per quelle vie, da questa casa a quella, per godere della raccolta festa degli altri. Mi trattenevo un poco in ognuna, poi auguravo buon Natale e sparivo. Ero già entrato così, inavvertitamente, nel sonno. E sognavo, e nel sogno, per quelle vie deserte, mi parve a un tratto di incontrar Gesù, errante in quella stessa notte in cui il mondo per uso festeggia ancora il suo Natale. Egli andava quasi furtivo, pallido, raccolto in sé, con una mano chiusa sul mento e gli occhi profondi e chiari, intenti nel vuoto. Pareva pieno d'un cordoglio intenso, in preda a una tristezza infinita. Mi misi per la stessa via, ma poco a poco l'immagine di lui m'attrasse così da assorbirmi in sé. E allora mi parve di far con lui una persona sola. A un certo punto, però, ebbi sgomento della leggerezza con cui erravo per quelle vie, quasi sorvolando. Istintivamente m'arrestai. Subito allora Gesù si stoppiò da me e proseguì da solo, anche più leggero di prima, quasi una piuma spinta da un soffio di vento. Ed io, rimasto per terra come una macchia nera, divenni la sua ombra e lo seguii. Sparirono a un tratto le vie della città. Gesù, come un fantasma bianco, splendente d'una luce interiore, sorvolava su un'alta siepe di rovi che allungava dritta infinitamente in mezzo a una nera, sterminata pianura. E dietro, sulla siepe, egli si portava agevolmente me, disteso per lungo quant'egli era alto, via via, tra le spine che mi trapungevano tutto, pur senza darmi uno strappo. Dall'irta siepe saltai alla fine, per poco, sulla morbida sabbia d'una stretta spiaggia. Innanzi era il mare, e sulle nere acque palpitanti una via luminosa che correva restringendosi fino a un punto nell'immenso arco dell'orizzonte. Si mise Gesù per quella via tracciata dal riflesso lunare, ed io dietro a lui, come un barchetto nero tra i guizzi di luce sulle acque gelide. A un tratto la luce interiore di Gesù si spense. Traversavamo di nuovo le vie deserte d'una grande città. Egli adesso a quando sostava a origliare alle porte delle case più umili, ove il Natale, non per sincera devozione, ma per manco di denari, non dava pretesto a gozzoviglie. Non dormono, mormorava Gesù
sorprendendo alcune rauche parole d'odio e d'invidia pronunziate nell'interno. Si stringeva in sé come per acuto spasimo, e mentre l'impronta delle unghie restavagli sul dorso delle pure mani intrecciate, gemeva: «Anche per costoro io sono morto». Andammo così, fermandoci di tanto in tanto per un lungo tratto, finché Gesù, innanzi a una chiesa, rivolto a me, che ero la sua ombra per terra, non mi disse: «Alzati e accoglimi in te. Voglio entrare in questa chiesa e vedere». Era una chiesa magnifica, un'immensa basilica a tre navate, ricca di splendidi marmi e d'oro alla volta, piena di una turba di fedeli intenti alla funzione che si rappresentava sull'altar maggiore pomposamente parato, con gli officianti tra una nuvola d'incenso. Al caldo lume dei 100 candelieri d'argento splendevano a ogni gesto le brusche d'oro delle pianete tra la spuma dei preziosi merletti del mensale. «E per costoro», disse Gesù entro di me, «sarei contento se per la prima volta io nascessi veramente questa notte». Uscimmo dalla chiesa e Gesù, ritornato innanzi a me come prima, posandomi una mano sul petto, riprese: «Cerco un'anima in cui rivivere. Tu vedi che io sono morto per questo mondo, che pure ha il coraggio di festeggiare ancora la notte della mia nascita. Non sarebbe forse troppo angusta per me l'anima tua, se non fosse ingombra di tante cose che dovresti buttar via? O terresti da me 100 volte quel che perderai, seguendomi e abbandonando quel che falsamente stimi necessario a te e ai tuoi? Questa città, i tuoi sogni, i comodi con cui invano cerchi di allettare il tuo stolto soffrire per il mondo. Cerco un'anima in cui rivivere. Potrebbe essere la tua, come quella di ogni altro di buona volontà». «La città, Gesù», io risposi sgomento, «e la casa, e i miei cari, e i miei sogni. Otterresti da me 100 volte quel che perderai», ripeté egli levando la mano dal mio petto e guardandomi fisso negli occhi, profondi e chiari. «Ah, io non posso, Gesù», feci dopo un momento di perplessità, vergognoso e avvilito, lasciandomi cadere le braccia sulla persona. Come se la mano, di cui sentivo in principio del sogno l'impressione sul mio capo chinato, mi avesse dato una forte spinta contro il duro legno del tavolino, mi destai in quella di balzo, stropicciandomi la fronte indolenzita. È qui, Gesù, il mio tormento. Qui, senza requie e senza posa, debbo, domani a sera, rompermi la testa». Un saluto e ancora buon Natale.